Onorevole Zanni. Grazie Presidente. Voglio esprimere qui solidarietà oggi a Jacques Sapir, uno degli economisti eterodossi francesi che eh, purtroppo è stato silenziato pochi giorni fa. Infatti la piattaforma dove pubblica da ormai otto anni le sue analisi ha deciso di non permettergli più di pubblicare queste analisi perché vanno contro il governo francese. Guarda caso, Mr. Dacos, che è il gestore di questa piattaforma, è stato nominato consulente del governo Macron. Solidarietà con Jacques Sapir, una delle uniche poche voci libere e critiche contro questa Unione Europea e contro l'Europa. Se questa è la democrazia, se questa è la libertà di espressione che colui che è presentato come il riformatore attore e salvatore d'Europa Macron vuole noi non ci stiamo proteggiamo la libertà di parola e di espressione di chi ha denunciato gli orrori di questa unione europea Grazie.